Tibuatri ricorda Pio Di Francesco, titolare del concessionario Honda di Montesilvano, scomparso a soli 54 anni per un male incurabile. Con lui avevamo raccontato due edizioni del raduno SUV e della festa del gruppo Facebook di Montesilvano, Museme di Villa Verrocchio. Quinta puntata della nostra rubrica dedicata a Cinecittà e a Fellini, seconda parte della nostra intervista al maestro Dante Ferretti, premio Oscar della scenografia, e al noto produttore cinematografico Aurelio De Laurentiis. Buonasera, la cronaca in apertura. Sarà interrogato lunedì alle 10 al Tribunale di Pescara il professor Luigi Panzone, 57 anni, docente di tecnica bancaria e professionale all'Università D'Annunzio di Pescara, che si trova ai domiciliari dal 5 marzo scorso nell'ambito della vicenda su presunti esami truccati. Oltre a Panzone saranno interrogati dal GIP Luca Deninis anche i due indagati che si trovano all'obbligo di dimora, Angelo Riccardi, 45 anni, sindaco di Manfredonia, e Michele D'Alba, 55 anni, imprenditore foggiano, molto noto per una cooperativa che opera nel settore delle pulizie. La squadra mobile della Questura di Pescara ha arrestato un 39enne che nella sua abitazione deteneva ingenti quantitative di sostanze vietate ai sensi della normativa antidoping e di quella in tema di contrasto al traffico di stupefacenti. L'uomo è un personal trainer appassionato di fitness. Ulteriori particolari sull'operazione sono stati illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa in Questura alle 11.30. Con destrezza ha sottratto il giubbino al tecnico che si trovava nell'ufficio postale di Nereto per effettuare la manutenzione dei computer e poi se n'è andata. Nelle tasche c'erano il cellulare, le chiavi del mezzo e gli occhiali. Quando ha capito di essere stato derubato, l'uomo ha chiamato i carabinieri che, grazie alla descrizione fornita, sono risaliti proprio al responsabile. Si tratta di un quarantenne del posto, con precedenti che, messa sotto pressione dai militari, ha confessato il furto segnando giubbino ed oggetti custoditi al proprietario. E cambiamo argomento, lo avete sentito dai titoli, oggi ricordiamo all'interno di questa edizione del nostro telegiornale Pio Di Francesco, titolare del concessionario Honda di Montesilvano in via Verrotti, è scomparso la scorsa settimana a soli 54 anni dopo un male incurabile. Con lui avevamo raccontato due edizioni della festa del gruppo Facebook di Montesilvano, Museme di Villa Verrocchio, e due edizioni del raduno SUV organizzati proprio dalla Di Francesco Group. Ci piace ricordarlo con questo servizio, vediamo. Quando una persona che amiamo se ne va via per sempre, è difficile imparare a vivere con quel vuoto profondo che si spalanca all'improvviso. E non basta semplicemente voltare pagina, non basta ripetersi che la vita continua e che non serve a nulla piangere, non basta imporsi di non pensarci. Quel vuoto è sempre lì, come una ferita profonda che pian piano cerchiamo di far cicatrizzare, anche se alcune ferite non si cicatrizzano mai completamente, come il dolore di una persona cara che ci lascia per sempre. E già, quella di Montesilvano, meglio il popoloso quartiere di Villa Verrocchio, è ancora una comunità sotto shock per la triste e improvvisa scomparsa di Pio Di Francesco, titolare del concessionario Honda in via Verrotti a Montesilvano. Se n'è andato per sempre, a 54 anni, stroncato da un male contro il quale combatteva da diverso tempo. Se n'è andato lasciando la moglie Grazia e i figli Chiara e Marco. Era stato proprio lui ad aprire la prima bottega Guzzi, un tempio dedicato agli amanti delle moto. Ma Pio è stato un imprenditore onesto, capace e soprattutto appassionato. Non si è mai tirato indietro di fronte alle sfide, lavoratore instancabile, ha sempre dato un enorme contributo di idee, esperienza e determinazione. Aveva dato il suo contributo ineguagliabile anche per costruire dal basso l'unità fra i commercianti di Montesilvano, convinto come sempre che solo unendo le forze in iniziative comuni, consorzi e associazioni, i piccoli imprenditori avrebbero potuto crescere. E poi era un uomo impegnato anche a 360 gradi nel sociale, mettendo in campo iniziative, idee e tanti bei progetti. La notizia della sua scomparsa ha destato sgomento, incredulità e soprattutto tanto dolore. Insieme a lui abbiamo raccontato numerose iniziative, come due edizioni del raduno SUV organizzati dalla Di Francesco Group di Montesilvano e due edizioni della festa del gruppo Facebook Museme di Villa Verrocchio. Erano quelle iniziative che lui ha sempre amato e dove ha sempre messo impegno, passione, professionalità e amore per condurre insieme agli altri quella grande macchina organizzativa. Forse erano proprio quelli gli unici eventi che gli davano la forza e il coraggio di andare avanti, nascondendo quel brutto male con un sorriso, una rimpatriata con amici e con tante altre belle emozioni.
Non avremmo mai voluto realizzare questo servizio parlando della sua scomparsa. Avremmo voluto parlare ancora con lui, ma di altre cose, di altre edizioni dei raduni oppure di altre feste del gruppo. Ma purtroppo, come dire, non c'è stato tempo. Il destino lo ha tolto troppo in fretta su questa terra, strappandolo per sempre all'affetto dei suoi cari, ma non di certo dal ricordo, l'unico che continuerà a vivere su questa terra. Era una persona davvero molto apprezzata da tutti e nemmeno il giorno del suo funerale la chiesa di San Giovanni in Bosco a Montesilvano è riuscita a contenere tanta di quella gente che ha voluto accompagnarlo per il suo ultimo viaggio terreno. Un rombo di motori, tante lacrime e poi per sempre quel grande vuoto che viene a crearsi quando scompare una persona cara. Sono diversi i messaggi di cordoglio apparsi su Facebook, sulla sua pagina, ma soprattutto in quella del gruppo Nuseme di Villa Verrocchio. Ancora oggi gli amici di una vita, Pasquale, Roberto, Emidio e tanti, tantissimi altri, non si danno pace e non riescono ancora a credere che Pio se ne sia andato per sempre. Rimarranno di lui il suo ricordo e i tanti momenti indimenticabili trascorsi insieme, gli unici che la morte non si può portare via per sempre. Aveva provato a lottare fino all'ultimo contro quel terribile male e il più delle volte si sa, è una battaglia dove si perde. Un grande dolore che diventa difficile persino per un giornalista spiegare a parole. I suoi amici fanno sapere che comunque continueranno ad organizzare eventi, manifestazioni e tante iniziative e in ogni manifestazione il suo nome ci sarà sempre. È difficile adesso anche per noi trovare le parole per chiudere questo servizio. Possono forse aiutarci le uniche parole, quelle scritte da un grande della musica per ringraziarlo per tutto quello che di bello ci ha regalato e per salutarlo per l'ultima volta, per sempre. Allora vogliamo però ricordarti com'eri, pensare che ancora vivi, vogliamo pensare che ancora ci ascolti e che ancora sorridi, anche dallassù. Ciao Pio. I'm loving angels instead. Ancora una notizia di cronaca, i carabinieri della stazione di Tortoreto hanno denunciato tre zingari per concorso in furto aggravato. Si tratta di due donne di 53, 45 e 29 anni residenti a Mosciano Sant'Angelo. I tre si erano presentati in casa di un anziano di 88 anni con la scusa di voler affittare un appartamento al mare. Mentre due di loro intrattenevano il pensionato discutendo del prezzo dell'affitto, l'altro rom ha rovistato nella camera da letto dell'anziano sottraendo dal comò 1000 euro in contanti. Con una scusa i tre se ne sono poi andati. Poco dopo l'anziano si è accorto del furto e ha chiamato i carabinieri, i quali, grazie alla descrizione somatica, hanno individuato i tre rom denunciandoli. Del denaro però purtroppo nessuna traccia. Assemblea straordinaria di genitori e studenti e insegnanti presso la sede di via Einaudi del liceo artistico pescarese. Al centro del dibattito la dislocazione delle sezioni che caratterizzano l'istituto con particolare riferimento all'indirizzo musicale. Il liceo musicale, ultimo nato in casa Misticoni Bellisario, non dispone attualmente di una sede propria e svolge le sue lezioni in parte nel plesso di viale Kennedy e in parte nella sede di via Einaudi con gravi disagi per gli studenti. Una delibera dell'amministrazione provinciale ha recentemente assegnato al liceo musicale i locali siti in via Tirino, ma tale decisione non ha incontrato il parere favorevole dei docenti dell'indirizzo musicale, che rivendicano per sé i locali di via Einaudi, storica sede del liceo Bellisario. Sorpresa e dissenso ha suscitato negli studenti, nei genitori e nei docenti dell'ex istituto d'arte l'idea di un trasferimento della propria sede e dei suoi numerosi laboratori attrezzati in altro luogo. I genitori degli studenti iscritti presso il liceo Bellisario si sono riservati di percorrere ogni strada, incluse le vie legali, affinché i loro figli possano continuare a frequentare la scuola che hanno scelto nella sede storica del noto istituto pescarese. Il bacino di utenza degli iscritti al Bellisario è all'incirca di 500 alunni. Ieri sera, al termine dell'assemblea, è stato redatto un comunicato congiunto e approvato all'unanimità con la firma di 300 genitori intervenuti durante l'assemblea. Ed ora la rubrica dedicata a Federico Fellini e a Cinecittà, giunta alla sua quinta puntata. Vi proponiamo la seconda parte di intervista al premio Oscar della scenografia, il maestro Dante Ferretti, e al noto produttore cinematografico Aurelio De Laurentiis. Vediamo.
Siamo alla quinta puntata della nostra rubrica dedicata a Cinecittà. Ci siamo fermati nel Teatro 5, il luogo prediletto da Federico Fellini, dove sono nati tanti suoi più grandi capolavori. E allora che cosa ha rappresentato tutto questo per il grande Federico Fellini, ma soprattutto che tipo di persona era? Seconda parte della nostra intervista al premio Oscar della scenografia, il maestro Dante Ferretti. Lui era un uomo eccezionale, era uno che ha inventato un suo cinema particolare, tutto quello che ha raccontato un sacco di bugie, di cose, però insomma la bugia era fondamentale per lui. Infatti a me ogni tanto mi diceva delle cose, io dicevo delle bugie, allora lui che sapeva tutto diceva: oh, non fa il bugiardo adesso, non copiare. Ma qual è il ricordo più bello che ha lasciato dentro questo studio, ma soprattutto dentro il cinema Federico Fellini? Una domanda che abbiamo girato al noto produttore cinematografico Aurelio De Laurentiis. Il ricordo più bello era quello di una grandissima signorilità, di una grandissima franchezza, e questo fatto che lui vivesse Roma con grande serenità. Roma è una città complessa, complicata, difficile, ti accoglie e ti rigetta allo stesso tempo. E lui in questo Teatro 5 in fondo aveva stabilito la sua residenza naturale. Poi non ricordo da bambino, quando realizzava per noi Le notti di Cabiria, La strada, due Oscar consecutivi, 54 e 55, con il miglior film straniero. Federico era, credo, veramente un vero artista, un vero autore di cinema. Oggi la sua figura continua a vivere all'interno di questo teatro, quello appunto intitolato da oggi a Federico Fellini. Sì, non è il più grande d'Europa, perché in Inghilterra ci sono sei grandi, ce n'è uno che è più grande di questo, però era il teatro considerato più grande anche per la grandezza di Federico. Federico amava molto il 5, poi lui amava ricreare il teatro, come tutti sappiamo, anche gli esterni, perché tutto quanto doveva essere trasfigurabile secondo la sua creatività e secondo la sua visione delle cose, che avevano sempre una peculiarità leggermente onirica. Ma è giusto paragonare qualcuno con Federico Fellini, come spesso vediamo? Una domanda che vogliamo girare ancora una volta a Jamshid Ashoog, che continua ad indagare proprio sul pensiero felliniano e a trovare nuove incredibili rivelazioni. Sentite. Certo che si può fare, anzi ci fa anche crescere, paragonando diversi eventi, diversi parametri sociali, o diversi pensieri, eccetera eccetera, però bisogna sempre rispettare la base, una condizione fondamentale, che è la conoscenza, cioè conoscere i personaggi o pensieri da paragonare, non dico perfettamente o in modo assoluto, ma almeno al 60%. Non si può paragonare gratuitamente o così tanto per fare o per compiacimento. Fellini fino ad oggi è circondato da un guscio, da una membrana impenetrabile. Si deve in qualche modo perforare questa membrana per poter identificare bene cosa c'è dentro. E credo che oggi paragonare qualcuno con Fellini è fuori luogo, e questi paragoni fanno male anzitutto a chi viene paragonato con Fellini, a Fellini. E perché non riesce a conoscere la propria identità, e poi fa male alla cultura, all'arte, e significa oscurare anche proprio Federico Fellini. A me è piaciuto molto e ammiro tantissimo il regista e attore Michele Placido, che per la sua onestà intellettuale e artistica, perché tantissimi anni fa, con molta tranquillità, ha dichiarato che non gli piace Federico Fellini perché i suoi film non sono comprensibili. Certo, non è andato a raccontare in giro le cose non vere,
e comunque sicuramente le cose che non sono vere prima o poi vengono fuori, si conoscono facilmente poi. E nessuno come Fellini si è sacrificato proprio fino ad oggi per il cinema. Il nostro viaggio continuerà venerdì prossimo nella sesta puntata della rubrica dedicata a Cinecittà e al grande Fellini. Un'altra notizia di cronaca in chiusura, rapina in banca questa mattina a Pescara, due uomini a volto scoperto con degli occhiali da sole sono entrati nei locali della Carim in via Marconi e sono riusciti a prelevare e farsi consegnare il denaro presente nei cassetti non ancora quantificato dall'istituto di credito. Sono stati poi notati mentre si allontanavano a bordo di una BMW di colore scuro sulla quale forse c'era un terzo complice ad attenderli. I rapinatori sarebbero italiani, maggiori dettagli potrebbero emergere proprio dalla visione delle immagini riprese dalle telecamere. Indagano sull'episodio i carabinieri coordinati dal capitano Claudio Scarponi. E in chiusura vi ricordo l'appuntamento con il nostro settimanale, l'approfondimento curato dalla testata giornalistica Teleatri Notizie, in onda ogni domenica a partire dalle 21.30. Vi lascio al meteo, buona serata. Meteo.it regala, anche se virtualmente, un ramoscello di mimosa a tutte le donne che ci seguono. Pensate, auguri a tutte le donne, previsioni per sabato 8 marzo 2014, tempo sempre instabile purtroppo al sud, ancora con piogge ma migliora lentamente, bel tempo al centro e al nord. Al nord avremo una bella giornata primaverile con sole che dominerà su tutte le regioni, su un cielo veramente sereno, comunque poco nuvoloso, bellissimo. Anche al centro avremo condizioni di bel tempo su gran parte delle regioni, salvo dei piovaschi occasionali, più nubi vediamo ancora su Abruzzo e Molise, clima molto primaverile comunque. E nelle regioni meridionali insiste una certa instabilità atmosferica che porta molte nubi su tutte le regioni e precipitazioni sparse ma diffuse, anche se deboli, talvolta alternate, vedete, a delle schiarite soleggiate, migliora dal tardo pomeriggio. Vediamo se ci saranno delle nevicate, sì, deboli sugli Appennini sopra i 1300-1400 metri. I venti che spirano dai quadranti settentrionali su tutti i nostri bacini, vediamo ora le temperature minime che non subiscono particolari variazioni su tutta la penisola, è comprese tra i 3 e i 10 gradi. Di giorno avremo un clima mite, favoloso, primaverile, come piace a me, su tutta la penisola, 14-16 gradi al nord e al sud, fino a 18 gradi al centro.